Ciao ragazze e bentornate sul canale. Oggi prima review a tema mascara perfetto. Chi sarà il protagonista del nostro mascara perfetto? È un prodotto che mi avevate consigliato quando vi ho chiesto su Instagram. Io spesso vi faccio dei sondaggi su Instagram perché è più immediato, vedo le risposte subito. Quali mascara volevate farmi provare appunto in questi nuovi video? Uno che ha vinto abbastanza prepotentemente è stato il Ciglione di Diego Dalla Palma. Eccolo qua, io l'ho rimesso nella scatolina che adesso buttiamo, ed è questo mascara qui. Vi vado a leggere, ovviamente come facciamo sempre, come lo viene definito sul sito. Lo potete acquistare sia online che nelle profumerie che rivendono Diego Dalla Palma. Sono un po' difficili da trovare, sinceramente, però insomma io sono capitata per caso in una settimana scorsa in una profumeria che ce l'aveva e quindi l'ho acquistato. Allora, sul sito costa 21,50, io ho buttato lo scontrino, ma sì, penso comunque di averlo pagato all'incirca, forse qualcosina meno del prezzo appunto sul sito. Mascara, amplificatore delle ciglia per un effetto extra volume, curvatura intensa e massima definizione. 5 in 1, amplificatore allungante, extra volume, curvatura intensa, massima definizione. Avvolge le ciglia intensificando lo sguardo senza appesantirlo. Lascia le ciglia lucide, definite e ben modellate. La texture è una texture cremosa ed elastica, ed è vero. E questa cosa mi ha lasciato molto molto curiosa quando ho letto appunto che un'applicazione quotidiana favorisce la naturale crescita fisiologica delle ciglia, lo dimostra un test clinico, eccetera eccetera. Ok. Allora, la spazzola, l'applicatore, non è fra i miei preferiti perché ha un applicatore in setola, vi metto le immagini. La formula, la texture è veramente cremosa e elastica, io l'ho aperto la prima volta e non era come quei mascara, di solito i mascara all'inizio sono sempre un po' più liquidi e poi col tempo, quando man mano rimangono, cioè li utilizzate, si addensano un po', quindi diventano più cremosi. Questa è una formula veramente cremosa e non sembrava un mascara appena aperto ed ero sicura fosse nuovo, L'applicatore, come vi dicevo, non è fra i miei preferiti perché io preferisco quelli in silicone barra elastomero, quella specie di silicone appunto, perché mi piace un effetto più pettinato, non mi piace un effetto di ciglia appiccicate. Trovo che con quel tipo di spazzola io riesco a lavorare meglio le ciglia. Con queste spazzole mi succede una cosa che infatti poi vedrete nella dimostrazione, che è quella che appunto... che è quella che non si può sentire, che è quella che prevede lo stampo del prodotto sull'attaccatura delle ciglia e, mentre appunto lo applico. Però vabbè, non è neanche così tanto eclatante rispetto ad altri mascara. Che dirvi? Non vi posso dire se è vero che fa crescere le ciglia perché non l'ho usato continuamente tutti i giorni da un mese per potervelo dire, però diamogli il beneficio del dubbio, noi ci crediamo, io se me lo dicono ci credo. E adesso vi lascio alla dimostrazione di come applico il mascara, di com'è l'effetto del mascara applicato e torno subito dopo. Queste, come vedete, sono le mie ciglia senza mascara. Ho ancora dei residui di laminazione. La laminazione è un trattamento del quale vi ho parlato su Instagram, c'è proprio una cartella in evidenza dedicata, quindi per qualsiasi tipo di informazione andate lì. E vi dicevo, ci sono ancora dei residui, ma neanche più di tanto. Comunque più o meno qui siamo tornati ormai alle mie ciglia normali. Quindi questo qua è l'applicatore. Io ho scaricato un po' di prodotto, ma non tantissimo. Non guarderò direttamente voi perché sennò non riesco ad applicarlo guardandomi nella telecamera, ma guarderò di qua. Allora, non ho messo né primer né nulla perché sennò non aveva senso. Iniziamo. Il movimento consigliato con questa spazzola è il movimento a zig zag, che noi proveremo a fare, ma non è come preferisco io applicare questo mascara. Allora, intanto vedete, dovete stare molto molto attenti. Io sto molto attenta ad applicare questo mascara perché è un attimo che mi si stampi la palpebra.
Vedete, l'ha fatto, mi ha stampato un po'. Quando dico palpebra, scusate, intendo attaccatura delle ciglia. Ma queste spazzole in setola a me lo fanno praticamente tutte. Anche perché, come notate, io vado proprio a prendere la radice delle ciglia. Cioè le voglio scure dalla base all'ultimo pelo. Ok, questa è una passata. C'è ancora tantissimo prodotto e quindi io vado a fare la seconda passata. La faccio direttamente sulle ciglia superiori dell'altro occhio. Non vado a farlo su quelle inferiori perché c'è ancora troppo prodotto e mi macchierebbe tutta. Quindi, stessa cosa, ok. Sempre movimento a zig zag. Mentre quando vado ad attaccare proprio il colore all'attaccatura, sollevo e ruoto la spazzola così. Se facessi sempre questo, infatti è successo, se facessi sempre quel movimento così, succede questo, mi si attaccano le ciglia. Quindi io cosa faccio? Le vado a prendere dall'alto e le separo. Potete fare così quando vi succede con qualsiasi tipo di mascara, non è lui chi lo fa in generale. Ok, questo è l'effetto delle ciglia con una sola passata. Io mi fermo, nel senso che ho provato ad applicarlo anche con due o tre passate, però diventa troppo, è troppo cremoso per essere passato e poi sinceramente non lo definisco un effetto abbastanza soddisfacente. Faccio le ciglia inferiori, ma non vado proprio, guardate, tocco sporco solo la punta. Da una parte e dall'altra. Ecco, avete visto che io ho applicato questo mascara facendo una sola passata. Io amo le ciglia abbondanti, cioè nel senso mi piace l'effetto delle ciglia molto piene, molto nere, molto soprattutto curve, ben definite. Però appunto non ne ho sentito il bisogno. Ho provato, come vi dicevo, durante l'applicazione a fare due passate, però la formula è veramente molto piena, molto ricca e inevitabilmente si rischia appunto di avere l'effetto ragnetto, quindi di avere le ciglia appiccicate l'una fra l'altra, che è una cosa che a me non piace. So che è uno dei trend per i mascara, però personalmente non mi piace. Uno, se ha le ciglia è giusto farle vedere tutte, perché le devi appiccicare. Però fondamentalmente mi è piaciuto tanto. Mi è piaciuto e non mi aspettavo, perché non avevo mai provato nulla di Diego dalla Palma Makeup. Invece ho acquistato un po' di cosine appunto per provarle, perché mi sono trovata veramente bene. Ora, sempre come vi dicevo durante l'applicazione, io avevo dei residui di laminazione. Infatti si nota più in quest'occhio, che è il secondo, sì, è il secondo che ho, dove ho applicato il mascara, piuttosto che nel primo. Però sinceramente io non credo che abbia sconvolto la potenza del mascara, anzi, cioè, secondo me si può aver influito leggermente, ma lo promuoverei comunque, perché secondo me è un buon mascara. Parliamo di un'altra cosa importante, lo struccaggio. Struccante bifasico, come sempre, generalmente il 98% delle volte utilizzo uno struccante bifasico sugli occhi. Questo qui viene via bene, si strucca facilmente, è talmente nero, e me ne sono accorta quando l'ho struccato, dicevo, è talmente nero che il dischetto era completamente nero. Quindi lì mi sono accorta che la formula, il colore è molto molto saturo. Già me ne ero accorta sulle ciglia. Però la prova del 9 è stato appunto vederlo sul dischetto.
Vi dicevo, si strucca benissimo, si strucca facilmente. Durante la giornata com'è? Durante la giornata resta perfetto. Non perde intensità, non mi sono ritrovata pezzettini, perché molto spesso succede che magari il mascara si sgretola, non, no. Una cosa che ho notato è che allungandole molto bisogna farlo asciugare bene, perché altrimenti vi ritrovate tutti i ragnetti. Però, ripeto, quella è una cosa che queste spazzole a me fanno generalmente. Poi più le ciglia sono lunghe, più avete l'effetto, cioè vi può succedere questa cosa. Vi dicevo appunto dello struccaggio, è andato tutto bene. Quindi, che dirvi, abbiamo iniziato con un promosso, abbiamo iniziato questa review mascara perfetto con un prodotto che mi sento di promuovere, di consigliare. Sono piacevolmente sorpresa, più che altro perché ha un applicatore che io non avrei mai scelto. Cioè, se io avessi dovuto scegliere di getto questo mascara per la spazzola a setola, non gli avrei dato una chance. Però me l'avevate consigliato talmente in tante che mi sono tolta la curiosità. Insomma, spero che vi sia potuto tornare utile. Se avete dei mascara sempre da consigliare, scriveteli sempre, perché io poi scelgo fra quelli che mi consigliate quello che mi ispira di più, e quindi poi vi faccio la recensione. Vi mando un bacio, ciao!